Ciao a tutti, sono Massimo Varini e in questo video vi voglio parlare di Sim One, una macchina che chi mi segue già conosce perché probabilmente magari mi ha visto anche in tour presentando questa fantastica macchina al 100% italiana nei negozi. Perché 100% italiana? Sia il progetto che la realizzazione viene fatta a Forlì, quindi qui vicino, nella mia terra. Ma che macchina è? Viene chiamato, diciamo in modo semplice per rendere l'idea, profilatore di chitarre, e di questo parleremo. Ma voglio fare un video specifico perché dall'ultima release è diventato molto ma molto di più. Nonostante sia così piccolo, ma c'è la possibilità di avere un editor esterno e di ricaricare dentro dei suoni, ha una funzione di modeling. Possiamo avere overdrive, amplificatori, impulse response che possiamo caricare, e è anche il formato proprietario chiamato BRM, Body Resonance Modeling. Quindi possiamo emulare chitarre elettriche uscendo direttamente dal jack e andando all'amplificatore, o chitarre acustiche uscendo anche dall'uscita bilanciata andando direttamente nell'impianto. Ovviamente, se utilizziamo la funzione di modeling relativa agli amplificatori, overdrive e impulse response, andremo direttamente nell'impianto. Sentiamo al volo alcuni esempi. Per permettervi di apprezzare il grande lavoro che fa Sim One, ho profilato delle mie chitarre in modo da avere A, B. Questa è la mia chitarra Aire e monta dei Seymour Duncan. Ascoltiamo il pick up al manico, siamo in true bypass, quindi è esattamente la mia chitarra. Pick up al manico. Vi faccio ascoltare la Strat del 58, non è una reissue originale. Ok, quindi se faccio... diversamente dalla mia chitarra che... ma sentiamo invece la Stratocaster. Lascio Sim One in True Bypass. Ok, sentiamo al volo i suoni della mia Strato. Ponte. Seconda posizione. Centrale. La quarta e la quinta. Ponte. Questo è l'uscito della mia chitarra. Per la seconda posizione mi vado a muovere. Mid più bridge. Come sorgente devo dare mid. Poi vi spiegherò come funziona. Quindi. Proseguiamo. Mid. Quarta posizione e alla fine il neck. La mia chitarra suona così. Soprattutto dove andiamo ad ascoltare l'humbucker, sentiamo quanto lavoro stia facendo. Questa è la mia Strato. Questo è il bypass. Andiamo avanti. Per lavorare correttamente, Sim One ha bisogno di conoscere la nostra chitarra. Quindi attraverso un sistema molto semplice la si va a profilare e diventa la chitarra sorgente. Dopodiché Sim One prende la sorgente, le caratteristiche sonore di questa sorgente, per farla diventare la chitarra target, e questo algoritmo è sostanzialmente l'oggetto del brevetto di Sim One. Quando andiamo però nel negozio, possiamo fare veramente molto velocemente il quick start. All'interno ci sono delle chitarre che sono quelle che più frequentemente potremmo trovare all'interno di un negozio senza portarci la nostra, quindi una chitarra con tre singoli, oppure potrebbe essere una chitarra con due humbucker. E a quel punto noi potremo ascoltare le chitarre che sono già all'interno di Sim One, chitarre che fanno parte del bundle iniziale quando lo si acquista. Ci sono 12 chitarre e per ogni chitarra ci sono le diverse combinazioni di pick up. Abbiamo fino a 99 banchi di memoria che possono diventare preset, e ognuno di questi può contenere la chitarra sorgente, la chitarra di destinazione, tutte le funzioni di modeling e di impulse response. Voglio farvi ascoltare adesso le chitarre che sono già incluse in Sim One, utilizzando anche le funzioni di modeling e di impulse response, oltre al reverbero e l'overdrive. Ma soprattutto voglio farvi vedere il nuovo menu che permette facilmente di accedere a tutte queste nuove funzioni. Ricordiamoci da dove partiamo, e quindi siamo in True Bypass, e questo è il suono del Seymour Duncan montato sulla mia Aire Relic. Ok, entriamo nella funzione di edit tenendo premuti tre pulsanti.
La chitarra target l'abbiamo già decisa ed è la Strato. Dal secondo menu scegliamo l'amplificatore. Entriamo, Fender Twin Reverb 68, o possiamo cambiarlo, spegnerlo. Questi sono gli altri amplificatori presenti. Quando cambiamo il modeling andiamo anche a cambiare il profilo IR. Regoliamo ovviamente il gain, il livello di uscita. Possiamo ovviamente abbinare un diverso impulse response per ciascun amplificatore. Come ho detto, quando cambiamo amplificatore automaticamente viene caricato il suo IR. Abbiamo poi l'overdrive. Lo attiviamo. Regoliamo la quantità di drive a step del 5%. Abbiamo poi il menu del reverbero. Entriamo. È regolabile con una percentuale a step di 5%. Il sesto menu è il controllo di tono. Abbiamo il master gain e l'uscita dal menu. Decidiamo se salvare oppure no. In questo caso voglio tornare al preset originale. Abbiamo quindi la nostra Stratocaster col pickup al manico o al ponte. E ascoltiamo sempre l'originale. Da qui arriviamo e qui abbiamo. Tenuto conto che qui ora abbiamo una simulazione di amplificatore. Quando mettiamo in bypass tutto quanto. Una Telecaster al manico. La stessa Telecaster American Vintage 64 col pickup al ponte. Ascoltate come Sim One è in grado di trasformare una chitarra stratoforme in una semiacustica, in questo caso è la Benedetto Bambino. In questo caso è una 335 con pickup al manico. Andiamo a editarla un attimo. Overdrive al 65%. Oppure sempre dal menu cambio l'amplificatore, invece del Fender metto un JCM 800. Ne aumento il gain. In questo caso ho aumentato il gain dell'amplificatore e ho alzato anche un po' il volume. Ascoltiamo la 175, ricordiamoci sempre da dove arriviamo. Ci sono ovviamente anche chitarre più moderne come la PRS Santana, flat. Quello che viene scritto sul display è molto importante da seguire per ottenere una precisa emulazione. Vedete ad esempio che c'è 22 bridge bridge. La prima indicazione è quella della chitarra destinazione, la seconda invece della chitarra sorgente. Ad esempio per le mie chitarre che mi sono profilato ho deciso di non dover cambiare lo switch esattamente come nelle chitarre di destinazione, ma di abbinare in modo diverso sorgente e destinazione. Per ottenere il suono middle più bridge utilizzo soltanto il mid. Per ottenere la seconda posizione di quella strato io semplicemente metto al centro. La gestione dei parametri di Sim One, il backup e tutti i vari abbinamenti tra chitarre sorgenti, chitarra destinazione, i modeling sono gestibili attraverso il Guitar Editor. Il Guitar Editor, che è disponibile per il download gratuito dal sito sim-one.it, ci permette di controllare tutti i parametri del nostro XT1. In modo molto semplice andiamo a selezionare la nostra chitarra sorgente e la nostra chitarra target. Le troviamo tutte riunite in questa finestra e sono anche scaricabili dalla community, cioè chiunque profili la propria chitarra può caricarla e condividerla gratuitamente con la community.
Quindi quando siamo a casa con il nostro XT1 di SimOne, profiliamo la nostra chitarra e lui la vede come chitarra sorgente. Noi possiamo optare di farla diventare anche una destinazione ed eventualmente condividerla con la community. La macchina può essere gestita in diversi modi, attraverso i pulsanti, attraverso il Guitar Editor oppure su una app che è disponibile sia per Android che per iOS e ci permette anche eventualmente, se decidessimo di farlo, di acquistare i profili di chitarre dallo store. Il SimOne XT1 non profila soltanto chitarre elettriche, ma anche chitarre acustiche. Ovvio che personalmente mi sento di consigliare di far suonare il profilo di una chitarra acustica con una chitarra acustica, anche se si può farla suonare con una chitarra elettrica. Ad esempio, dal vivo, in un momento in cui per un frammento di una canzone ci serve un suono di chitarra acustica o perlomeno estremamente simile ad una chitarra acustica, ecco che possiamo configurare XT1 per far suonare un profilo di un'acustica con una chitarra elettrica. Invece vi voglio far sentire come suona la mia chitarra eco con il Fishman on board, che è questo suono, e come suona invece il profilo di una Martin D35. Ok, vi faccio una ritmica, strumming. Bypass. Ovviamente la Martin, in questo caso di 35, è stata microfonata, quindi il profilo è di una chitarra acustica microfonata. Anche questo profilo è incluso nel pacchetto iniziale di SimOne XT1. Abbiamo due chitarre in questo pacchetto che sono Gibson J200 e Martin di 35. E il bypass, che è la mia. Quindi una chitarra acustica che abbia come sorgente il piezo elettrico ha come destinazione invece una chitarra che è stata microfonata. In questo caso io prima ho profilato la mia chitarra come sorgente e dopodiché l'ho abbinata attraverso il Guitar Editor a una chitarra acustica microfonata e questo è il risultato. È quindi comprensibile come XT1 di SimOne riporti la chitarra al centro del discorso. Cioè, semplicemente mantenendo lo stesso suono e cambiando i profili della chitarra possiamo accorgerci come ottenere delle sonorità che possono anche ispirare la nostra creatività. È utile però ricordare che SimOne è in grado di emulare il suono della chitarra che è stata profilata e aggiunta come destinazione. Questo non sostituisce il fatto che la chitarra sorgente, quella che noi suoniamo, debba avere delle caratteristiche di qualità. Mi è stato chiesto se facendo suonare una PRS o un Les Paul come destinazione si possa utilizzare una chitarra da 80 euro e che suoni bene uguale. Sicuramente il suono sarà molto simile perché SimOne è molto vicino con il suono della destinazione, ma ci sono alcune caratteristiche peculiari dello strumento a livello luteristico, quindi i tasti, l'intonazione, il sustain, che sono insostituibili. Quindi questo sostituisce tante chitarre, ma la chitarra sorgente deve essere una chitarra di qualità. Per quanto io cerchi di fare i miei video sempre nel modo più chiaro e semplice possibile, vi invito a provare l'XT1 personalmente, perché soltanto in questo modo ci si accorge di quanto sia comodo e potente. Personalmente l'ho utilizzato tante volte in studio e vi posso garantire che è di una grande comodità. Diciamo che ormai siamo entrati nel mondo digitale, dove le emulazioni, il modeling sono presenti da diversi anni. Ecco che avere in mano una macchina di questo tipo ci aiuta a passare semplicemente dal suono di una Strato con un Fender a, nell'istante dopo con un MIDI Program Change, al suono di un Les Paul con un Marshall, e questo è insostituibile. Oltre alle chitarre già presenti dentro a XT1 al momento dell'acquisto, oltre alle chitarre che si possono condividere con la community, è possibile acquistare le chitarre non solo sull'app ma anche attraverso lo store, che è store.sim-one.it. Sullo store troverai anche le mie chitarre, quelle che ho personalmente profilato, ponendo molta attenzione al tipo di plettro, al tocco, al volume e all'esecuzione al momento della profilazione. Si tratta della Fiesta Red 63, della Strato del 58, delle Les Paul Custom Black del 71 e della Telecaster del 64.